Non è ancora chiaro quante delle associazioni toscane che fanno accoglienza migranti non parteciperanno ai nuovi bandi della prefettura, ma le motivazioni sono per tutti le stesse. Noi non parteciperemo ai bandi della prefettura, abbiamo partecipato ai bandi vecchi, abbiamo accettato la proroga fino al 31 di ottobre, ma non parteciperemo al bando per ragioni etiche, politiche, sociali ed economiche. Non riconosciamo il modo in cui viene richiesta l'accoglienza, che non è più un'accoglienza inclusiva. Al gestore viene chiesto di fare solo sorveglianza, oserei dire quasi carceraria. Alle organizzazioni che faranno accoglienza viene chiesto semplicemente di fare una guardiania e una sorveglianza. È completamente eliminata tutta l'attività di integrazione e di accoglienza sociale, che invece dovrebbe essere l'oggetto principale. Per continuare comunque a svolgere il loro lavoro nel modo in cui lo vogliono fare, si sono messe insieme firmando anche una carta degli intenti, ognuno in base alle proprie risorse e competenze, offrendo soluzioni che si inseriscano e rafforzino un modello alternativo a quello governativo e che rispondano alle esigenze di coesione ed inclusione sociale di tutti i cittadini in stato di marginalità, italiani e non. La carta del terzo settore propone più misure. Si parla di risposta all'emergenza abitativa, di costruzione di piani individuali per la formazione e la ricerca di lavoro, di formazione linguistica, di informazione giuridica, di sostegno e tutela alle donne vittime di tratta, ma anche di azioni di comunicazione innovative per una contronarrazione efficace sul tema. Ma con quali soldi? Cercando fondi, facendo crowdfunding, partecipando a bandi di vario tipo per trovare e mettendo anche risorse nostre. Intanto la CISL lancia l'allarme sul fronte occupazione. Da settembre, con le molte rinunce ai bandi, numerosi centri migranti rischiano di chiudere, con una perdita possibile di circa 200 posti di lavoro.